Come on. You know why? Because we're so. We'll be right back.
Buonasera figliuole e figliuole, buonasera e grazie a Pop e a Claudio per l'iscrizione durante la sigla. Ben trovati e ben ritrovati a una serata abbastanza particolare, perché oggi From è arrivata come un fulmine a ciel sereno e ha tirato fuori un nuovo trailer di Elden Ring, per lo più del DLC di Elden Ring ovviamente, di Shadow of the Erdtree 3. Io il trailer l'ho già visto ovviamente, non ho potuto commentarlo per tempo, grazie Scaflone per l'iscrizione, perché ero a fare la visita medica, dove mi sono state date varie cose da prendere per vedere se riesco a risolvere la situazione, ma stasera commentiamo il trailer. Ovviamente lo potrò commentare con un po' di vantaggio, proprio perché ho avuto modo di vederlo, di studiarlo e ho già le mie teorie e varie cose su quello che è stato mostrato. Ho già potuto calcolare un po' di cose e quant'altro. Sì, tutto bene per ora, ragazzi. Ho soltanto della roba da prendere e da spruzzare a tutti gli effetti. Ho problemi respiratori, ignorante. Tutto qua. Grazie GM Kill per l'iscrizione. È possibile che sia un'allergia. Se non altro, oggi ho confermato che non ho polipi nasali, non ho ostruzioni, quindi sto facendo una cura antiallergica e vediamo se funziona. Comunque, in classico stile From, appunto, marketing, diciamo, più che marketing zero, non hanno premesso nulla, sono arrivati con un post su Twitter e hanno detto, bene, oggi alle 15, no, alle 17, scusatemi, ci sarà il trailer. Il trailer ha già tipo più di 600.000 visualizzazioni, quello sul canale europeo, probabilmente ha già superato le milioni di visualizzazioni complessive. C'è un hype mostruoso dietro a questo gioco ed è anche comprensibile perché si parla comunque di una DLC attesissimo, forse il DLC più atteso di sempre, e oggi hanno tra l'altro rubato un po' il posto a tutti quanti, perché oggi usciva Hellblade e un po' non ne sta parlando già più nessuno, poveracci, sono uscite anche le sue recensioni. Tra l'altro oggi possiamo anche fare un chiacchiere, ovviamente dopo l'analisi possiamo anche parlare di altre cose che sono successe, perché sono successe ovviamente altre cose, e hanno rubato anche la scena a quei poveri sfigati di Enotria, che tipo mi sa che stasera avevano una presentazione del gameplay o qualcosa del genere, ancora una volta, tipo, hanno veramente una sfiga incredibile, cioè perché non è fatto apposta ovviamente, però Cristo che sfiga, paradossale per davvero. Ma guardiamo il trailer, ve lo faccio vedere a sé. Ecco, perché il trailer è veramente eccezionale artisticamente come al solito. Lo guardiamo prima a secco e poi lo commentiamo. Mikula the Kind spoke of the beginning. The seduction and the betrayal. An affair from which gold arose. And so too was Shadow born. What followed was a war unseen. One that could never be put to song. Grazie Jojo. The tyranny of Mesmer's flame. And so kindly Mikula would abandon everything. His golden flesh, his blinding strength, even his fate. But we are not deterred. We choose to follow.
you walk with us. Questo trailer è da brividi, fa venire i brividi, è eccezionale, ma vabbè, è un trailer di From, dovreste esserci ormai abituati, che da un punto di vista artistico è fuori di testa. Ma adesso lo analizziamo, perché c'è davvero tanta roba di cui parlare, a partire dalla musica che secondo me è pazzesca, ed è anche bello sentire un tema non, diciamo, malinconico come quelli classici dei Souls, ma quasi come se fosse una sorta di marcia epica e positiva sul finale, che dà un altro senso a tutta la scena. Ma vorrei partire dalla prima parte, perché già la prima parte è pazzesca, e quella che si vede è chiaramente Michela. Michela the Kind parlò dell'inizio, Michela il Gentile parlò dell'inizio. Questo è il braccio di Marika, questo è il bracciale dorato di Marika, ed è un serpente, peraltro. Non si vede in cosa infila il braccio, ma per dirvela molto semplicemente, questa cosa sembra una vagina. In realtà è simbolica la cosa, gran parte dell'immaginario di Shadow of the Earth Tree sembra essere correlata alla nascita e all'organo riproduttivo femminile. Un paio di giorni fa hanno fatto uscire questa immagine di questo nemico, di questo omen, di questo presagio che molti hanno teorizzato poter essere Godwin, ma grazie a Kiryoku per l'iscrizione, ma è anche difficile che lo sia, comunque è una teoria plausibile vista la posizione, e la sua posizione era fondamentalmente messa lì per ricordare delle ovarie. Questa sembra una penetrazione a tutti gli effetti, con tanto di mano sanguinante di Marika. Marika tira fuori da questa pseudo vulva dei capelli d'oro, del filo d'oro, che in realtà, con ogni probabilità, grazie per l'iscrizione Olcone, è l'Elden Ring, perché poi vedrete che formerà la runa dell'Elden Ring. Questa strana pelle ricorda la pelle dei God Skin. E potrebbe essere pelle dei Sacriderma, ricorda la pelle dei Sacriderma, i God Skin, ma dopo ci sarà un'altra cosa molto importante legata ai Sacriderma che vedremo a brevissimo. Fatto sta che Marika cammina in questo luogo di carne e sangue, ovviamente è un trailer di Miyazaki, quindi piedini, si vede anche il capello biondo di Marika, e qui è quando fondamentalmente è nato sentite cosa dice nel trailer. The seduction and the betrayal. La seduzione e il tradimento. An affair from which gold arose. An affair, che tra l'altro sarebbe un tradimento di natura sessuale, un affair, cioè una relazione adultera, fondamentalmente, da cui è nato l'oro. Adesso parliamo. And so too was shadow born. Ma è nata anche l'ombra. Questa scena, a parte che è fottutamente pazzesca, sembra a tutti gli effetti il momento in cui Marika ha messo le mani sull'Elden Ring e ha dato origine all'Earth Tree e al Golden Order. Questo è Berserk, ragazzi, questo è Berserk al 200%, perché ricorda tantissimo la scena in cui Ganishka viene ucciso dopo il combattimento con Griffith, già diventato apostolo e quant'altro, e si trasforma nell'albero. Se guardate questa scena, questo è il crogiolo, è molto probabilmente il crogiolo, e se guardate la sua forma e la presenza di Marika al centro, è anche l'entrata dell'Earth Tree, cioè praticamente, e tra l'altro torna abbastanza tutto, perché il crogiolo veniva definito come
l'origine della vita dei popoli bestiali, delle creature, del mondo di Elden Ring, dove fondamentalmente carne e sangue si fondono, e qua ci sono una miriade di corpi, braccia e cadaveri, e quando voi, esattamente, è l'unione di tutte le vite. Il crogiolo è però è letteralmente l'unione di tutte le vite, non è semplicemente concettualmente l'unione delle vite, è una montagna di fottuti cadaveri. E se non vi ricordate, le radici dell'Erd Tree sono piene di corpi. Marika ha fatto crescere l'Erd Tree usando il crogiolo come base. Ha nascosto i cadaveri con l'Erd Tree. Ha dato il via all'era dell'oro, al Golden Order, partendo dal crogiolo, che era letteralmente una massa di cadaveri. E io trovo anche molto simbolico Marika che passeggia con grazia su questa strada di carne e sangue per dare forma all'ordine dorato. E tra l'altro si parla di un adulterio, di un tradimento. Marika ha tradito, e dalla sua seduzione è nato sia l'oro che l'ombra. E a questo punto comincia la guerra. What followed was a war unseen. Quella che è seguita è una guerra come non si erano mai viste. Qua si vede questo Wicker Man pieno di corpi che si vedeva già prima. Queste armate. Never be put to song. Una guerra never be put to song. Che non può essere cantata. A purge without grace. Una purga senza grazia. A purge. O onore. E qua c'è Mesmer, che a quanto pare tra l'altro, ve lo dico subito, scompare qualunque teoria che Mesmer sia Michela, la mia teoria iniziale. No, Mesmer ha partecipato attivamente nella guerra che ha portato alla creazione dell'ordine dorato, e era letteralmente in prima linea. Se non lo conosciamo è perché è stato nascosto, se se ne parla poco è perché è scomparso dalla storia, e il fatto che loro ripetano, che nel trailer venga ripetuto, che la guerra sia talmente stata mostruosa e orripilante da non poter essere cantata, implica che tutti i crimini che sono stati compiuti da Marika e dai suoi, perché, giusto per sottolineare, Marika non è una brava persona, neanche lontanamente, sono stati imboscati, nascosti, e Mesmer è con ogni probabilità un altro figlio di Marika. Anzi, quando nel trailer dicono il tradimento ha dato vita sia all'oro che all'ombra, c'è la elevata probabilità che Mesmer potrebbe essere il gemello d'ombra di Godwin. Ricordatevi che Marika ha vari gemelli, Michela e Malenia, Michela capelli dorati, Malenia capelli rossi, Mog e coso, oddio, non mi ricordo il nome del gemello di Mog, aspettate, Dio la vecchiaia, Morgoth, scusatemi, Morgoth e Mog, sapete che con i nomi di Elden Ring è sempre un casino. Lì la differenza dei capelli conta poco perché erano entrambi due presagi. Godwin e Sarcazzo, e probabilmente Godwin e Mesmer è la parte coi capelli rossi, il gemello coi capelli rossi di Godwin, che invece è quello che è stato ucciso nella notte dei neri coltelli. Poi ok, ci sarebbero anche Ranni, ci sarebbe anche Radan, ma quelli sono figli di Radagon. Non è detto che è plausibile che solo Marika, nella forma di Marika, avesse, diciamo, questa tendenza a fare gemelli. Però, ciò detto, ragazzi, non è Michela, è chiaramente qualcuno che ha attivamente combattuto nella guerra. Tra l'altro qui evoca dei serpenti di fuoco, che credo sia uno dei suoi poteri, dato che comunque il suo immaginario è strettamente correlato al serpente, e abbiamo già visto anche l'immaginario di Marika e la rappresentazione di Marika è il serpente d'oro. Grazie Bulbix per l'iscrizione. Esattamente, è una sorta, potrebbe essere uno, perché Godwin doveva essere il primo figlio, ma questo potrebbe essere il vero primo figlio, o comunque il suo gemello scomparso nell'ombra perché nascosto da Marika. Ma vabbè,
Potrebbe essere anche l'antitesi dell'oro, dell'oro, assolutamente. Ma adesso andiamo avanti perché ci sono altre scene centrali. Questa è importantissima. Guardate questa scena. Grazie Argenta per l'iscrizione, grazie Wolvix per l'iscrizione. Questa è Melina. Questa è Melina, secondo me. Al 90% è Melina durante la guerra, perché ricordatevi che Marika sconfisse la Glowmide Queen durante la guerra e i Sacriderma. E Melina durante il gioco vi dice che è bodiless e il suo corpo è già stato bruciato. Questa è la Glowmide Queen. E l'altra dimostrazione è, guardate cosa ha in mano. La spada arrotata come se fosse una stringa di DNA. Di DNA. Ricordatevi che l'arma della Glowmide Queen era lo spadone. Era lo spadone arrotato, quello che trovavi nella torre. Ed è questa, vista da una prospettiva un po' strana, ma letteralmente questa è la Glowmide Queen sconfitta con lo spadone dei Cida in mano, che sta prendendo fuoco durante la guerra. Persino il suo mantello sembra indicarlo, perché se lo guardate in movimento sembra il simbolo che ha Melina sull'occhio, sembra l'artiglio del corvo, vedete? Sembra l'artiglio del corvo che ha Melina sull'occhio. Ha lo spadone dei Cida in mano e sta bruciando. Quindi potremmo vedere o scoprire finalmente chi era Melina, come è arrivata ad essere quello che era e cosa le è successo. E per la cronaca, questo trailer è molto atipico perché ha un fottio di elementi importantissimi della storia buttati dritti senza grandi stravolgimenti, cioè vedi direttamente Marika, vedi Melina, vedi Mesmer, vedi le scene della guerra, vedremo a breve Michela. Ragazzi, ce n'è di roba qua di cui parlare e l'impressione è che questo sarà un DLC con un botto di informazioni narrative, perché è stato precisato che sarà il primo e l'ultimo DLC. E ho l'impressione che Miyazaki si sia preso il tempo, perché parliamoci chiaro, Elden Ring ha una narrativa e un background narrativo incredibilmente complessi, ma sono anche molto confusionari, molto tagliati e pieni di buchi, perché avevano un sacco di idee, di questline che poi sono state cancellate, classico gioco From, ma con addirittura più tagli del solito vista la sua scala enorme, ok? Come diretta conseguenza, grazie a Indiana Joint per l'iscrizione, Elden Ring è ancora più difficile da, diciamo, coniugare e molto più difficile dargli senso di quanto non sia con altri giochi From, che già sono molto complicati a livello di lettura narrativa. Io vi avevo già dato la mia teoria, e credo sia molto sensata, ed è che il collegamento di Elden Ring con l'alchimia e la magnum opus alchemica e la creazione della pietra filosofale sono estremamente forti, e che molto del simbolismo e molta della narrativa di Elden Ring può essere ricollegata all'alchimia e al fatto che è tutto un grande esperimento delle divinità del mondo, dell'universo di gioco. Ciò detto, gli elementi interni della narrativa non sono particolarmente dettagliati o spiegati, vanno ancora una volta analizzati, approfonditi e letti. Diciamo che al solito i buchi te li devi coprire tu. Questo trailer sembra voler mostrare degli elementi importantissimi per la storia del gioco e potrebbe voler dire che Shadow of the Erdtree 3 è stato pensato da Miyazaki in questo periodo proprio per tappare i buchi o comunque chiarire certi elementi come vuole chiarirli lui. Questo potrebbe voler portare delle incongruenze? Assolutamente sì, è un gioco From, ma al contempo mi sembra essere un messaggio piuttosto chiaro. Anche questa cosa qua è importantissima. Mesmer combatte contro quella sorta di drago cinese presagio che vedevate nel primo trailer. E poi con questa inquadratura pazzesca fa vedere che li ha impalati tutti. E ha impalato tutti gli omen che c'erano dentro al drago. Questa è una scena incredibile esteticamente. E tra l'altro Mesmer è chiaramente ispirato a Vlad di Valachia, perché è l'impalatore per davvero, li impala tutti. Altra cosa
che secondo me viene un po' indicata dal trailer. Mesmer impala la gente ed è stato nascosto da Marika agli occhi di tutti. Qui, grazie Silenzio per l'iscrizione, questa scena mostruosa in cui lui ha ucciso dozzine e dozzine di persone nel modo più violento possibile, mostra anche che lui ha ucciso i presagi. Ricordiamoci che i presagi non erano in realtà creature innaturali, erano creature che venivano dal crogiolo, tanto che i cavalieri del crogiolo hanno poteri e caratteristiche che ricordano i presagi. I presagi sono diventati eresia da nascondere solo dopo la creazione del Golden Order di Marika. Marika li ha probabilmente fatti sterminare tutti, e quando ha preso quel qualcosa dal crogiolo per raggiungere la divinità, l'impressione è che abbia cercato di creare un nuovo ordine distruggendo tutto ciò che era il crogiolo precedentemente. Quindi qualunque creatura con forti collegamenti al precedente crogiolo, ovvero gli omen, i presagi, diventano eresia, e i suoi stessi figli, grazie per l'iscrizione Marzio, vengono rinchiusi perché fanno parte di un potere che lei ha cercato di controllare ma non è riuscita a contenere del tutto, perché sennò appunto Morgoth e Mog non le nascevano. Questa scena è pazzesca, tra l'altro. È comunque chiaro che tutto questo è stato fatto su ordine di Marika, e Marika è una persona orribile. Altra cosa molto importante in questa scena con Mesmer al centro, guardate qua sopra, la linfa dell'albero ricorda a grandi linee la posizione in cui è impalata Marika. Potrebbe non voler dire nulla, ma potrebbe voler anche essere un segnale che il motivo per cui Radagon, ovvero Marika, la troviamo impalata, lo abbiamo appena visto. Potremmo aver trovato chi è che ha impalato, grazie Airo per l'iscrizione, Radagon. Sì, chi ne parlavamo prima è chiaramente ispirato a Vlad. Mesmer è chiaramente ispirato a Vlad. And so kindly Mikula would abandon everything. Questa cosa è molto interessante. E allora il gentile Mikula ha abbandonato tutto. Qua bisognerebbe capire qual è la situazione. Anche la runa di Mikula ricorda la forma che abbiamo visto prima, e queste potrebbero essere le nuove grazie nell'espansione, potrebbero essere l'equivalente della grazia nell'espansione. Non siamo più guidati dalla grazia, ma siamo guidati da Mikula, quindi i nuovi checkpoint sono queste rune. È plausibile. Mago è comunque impalata, nel senso, cioè l'hanno comunque trapassata da parte a parte Marika, nel senso, quindi non è detto che sia successo quello, ma è una possibilità. Comunque, ora non si scarta nessuna chance. Questa runa sarà probabilmente la nuova grazia, appunto. È molto interessante lei che la narratrice che dice: e così il gentile Mikula ha abbandonato tutto. Mikula potrebbe aver scoperto, grazie Robansky per l'iscrizione, gli orrori di cui si è macchiata sua madre e ciò che è successo prima del Golden Order, e dopo averlo scoperto ha deciso di abbandonare tutto quanto e di raggiungere le terre dell'ombra, nascoste da Marika, nascoste dal Golden Order, scomparse dalla storia. Altra zona. La musica è bellissima. His golden flesh. Ha abbandonato la sua carne dorata. His blinding strength. La sua forza accecante. Even his fate. Persino il suo fato. E qua vabbè, regà, se non credo ci sia mai stato immaginario più chiaro del fatto che Mikula e Santa Trina siano la stessa persona. Perché questo è Mikula, ancora una volta, in una scena violacea con i petali tipici di Santa Trina. È stato precisato che Santa Trina comparirà nell'espansione, ci sarà quasi sicuramente
un collegamento diretto tra Michela e Santa Trina nel gioco, quindi anche questo aspetto dovrebbe venir, diciamo, coperto o elaborato. But we are not Abbiamo scelto di seguire. Tra l'altro qua si vede il talamo nuziale, il segno e che siamo nelle terre dell'ombra. Questi sono NPC, credo. E sono pure tanti. Al che mi viene da pensare che chiunque stia narrando questa storia sia parte di questo allegro gruppetto di cavalieri, peraltro di provenienze molto variegate, perché come vedete sono tutti vestiti in modo differente. Però scelgono, hanno scelto di seguire, loro stanno seguendo Michela, stanno seguendo il percorso di Michela. È possibile che sia gente che è stata toccata o convinta da Michela negli anni, appartenente in realtà a varie fazioni, perché vedete sono tutti differenti, hanno armature diverse, sono tutti e poi ti dicono seguirai, verrai con noi, camminerai con noi. Questi sono probabilmente gli NPC principali che troveremo in questa espansione. E quindi c'è un'elevata probabilità che moriranno tutti, con ogni probabilità. Sono degli apostoli probabilmente, degli esiliati, o comunque gente che ha deciso di seguire Michela, ed è plausibile che saranno quelli che vi daranno le quest line principali dell'espansione. Se tanto mi dà tanto e Miyazaki mi dà Miyazaki, sono tutti destinati a una morte orribile o molto triste, ma è possibile che saranno delle, vi daranno delle quest line direttamente correlati, correlate a ciò che desiderano, a ciò che stanno cercando. Come vi dicevo, si vede tanto in questo trailer, nonostante sia un trailer in computer grafica, si vede veramente tanto. Pensare che abbiano fatto vedere addirittura Marika nel crogiolo, pensare che abbiano fatto vedere una figura che potrebbe essere Melina, pensare, grazie per l'iscrizione Ferdif, che vogliano descrivere o comunque vogliano dare delle informazioni molto marcate su personaggi come Mesmer, su ciò che è stata la guerra prima della formazione dell'Ordine Dorato, sulla devastazione che peraltro è arrivata anche sui giganti e sui presagi e sul crogiolo e i cavalieri del crogiolo, mi lascia intendere che sarà un DLC estremamente grosso, estremamente esteso e pieno di informazioni enormi. Sarei anche curioso di capire se la nuova statistica, quella che teoricamente dovrebbe potenziare il vostro personaggio permettendogli di combattere i boss della nuova espansione come li combatteva nell'Elden Ring base, dipendano dalla runa di Michela oppure siano qualcosa che va farmata in altro modo, ma quello purtroppo lo scopriremo soltanto una volta giocato il gioco. È veramente un sì, quella simile a Sekiro di cui si parlava, è veramente un trailer fantastico. Comunque non c'è molto altro da dire. Attiva i sottotitoli anche Pro Light, che l'abbiamo già detto quello che dicono nel trailer, non serve rivederli i sottotitoli. Buonasera Anzaro Kenzo. È veramente molto molto bello, artisticamente è pazzesco. La scena di Marika che cammina sulla carne e sul sangue è favolosa, ma in generale tutte le scene che sono questa scena di Marika che prende forse l'Elden Ring and the betrayal. Da non si capisce cosa, tra l'altro questo è il tema dell'Elden Beast. An affair from which gold arose. E non credo che sia casuale. Però bisogna anche capire chi ha tradito a questo punto Marika. Ha tradito Godric? Oppure il suo tradimento è più profondo? Ha qualche altra entità il suo tradimento? Ricordatevi ragazzi che Marika è comunque un personaggio che ha ottenuto il potere che ha ottenuto spezzando l'ordine naturale delle cose, grazie alle tostapane per l'iscrizione. Tutto l'ordine dorato ha fondamentalmente spezzato l'equilibrio naturale per controllare il mondo, ha spezzato il crogiolo, ha spezzato per certi versi
Ha spezzato l'Elden Ring, ha spezzato la Runa della Morte, ha spezzato i presagi, il tema della divisione in naturale di cose che dovrebbero invece essere collegate è molto significativo in tutto ciò che è il Golden Order. Ha diviso le terre note dalle terre dell'ombra. Qualunque cosa abbia fatto Marika per ottenere la divinità è stata un'azione che andava forse contro anche alla volontà della Greater Will e di certe divinità maggiori, quindi ha fatto del bel bordello comunque Marika, indipendentemente da tutto. Esattamente, Carmare, è interessante, cioè Marika potrebbe aver vincolato il crogiolo all'oro e a quel punto aver creato l'Air Tree, ma forse seguendo la Greater Will, la volontà superiore, oppure con altri intenti, separati persino da quelli della Greater Will. Vai a sapere, o forse prima di raggiungere la divinità, Marika aveva rapporti e relazioni importanti con i lord di quell'epoca o con i giganti. Ricordatevi, ragazzi, che i capelli rossi dipendono dal sangue dei giganti e che sono visti come una maledizione, e Radagon e Marika sono la stessa entità. Non si sa neanche come mai siano la stessa entità. Forse per via di una maledizione dei giganti, forse proprio per via di questo tradimento. Qualunque cosa sia successa, comunque ai giganti non gli è andata proprio benissimo, e indubbiamente, grazie Guido per l'iscrizione, la loro ira in qualche modo si è rovesciata su Marika. E questo potrebbe aver dato forma a Radagon, oppure Radagon poteva essere anche un'entità preesistente fusasi a Marika dopo, vai a sapere. È difficile al momento capire cos'è successo, soprattutto perché il gioco base non è che ti dia così tante informazioni su questo elemento. Però secondo me avremo qualche informazione molto in più. Ricordatevi, esatto, che Marika è una Numen, e anche questo potrebbe essere interessante. Was Shadow Born. Forse riguardando il trailer precedente c'è la possibilità di vedere qualcosa. Sì. Was a war. Diamogli un'occhiata dopo. Tra l'altro anche questi cosi qua sono inquietantissimi. Questi Wicker Man giganteschi pieni di corpi bruciati. Questo è l'esercito di Marika. One that could never be put to song. Sono molto interessato proprio alla visione di quella che potrebbe essere Melina e di come è stata sconfitta durante the tyranny of Mesmer's flame. Si parla anche della tirannia della flame. Io non credo che questa sia Leyndell, sinceramente. Io non credo che questa qua sia Leyndell. Però se non è Leyndell, cos'è? Io non credo che questo sia l'interregno. Perché io credo che dove la guerra è avvenuta, cioè la guerra sia fondamentalmente l'evento che ha portato a separare le terre dell'ombra dall'interregno, ragazzi. Questa è tutta nuova mappa, secondo me. Esmer, sempre con questa fiamma che sembra un misto alla fiamma del sangue e la fiamma dei giganti. Tecnicamente l'ha sconfitta Maliket, la regina dell'occhio tetro, sì, Zafkiel. Tecnicamente l'ha sconfitta Maliket. Noi qua non vediamo Maliket, ma vediamo soltanto il dopo. Probabilmente dopo che lei è già stata sconfitta. Non è neanche garantito che questa sia Melina, eh? Cioè, gli indizi sembrano indicarlo, ma parliamoci chiaro, sono solo supposizioni comunque.
È una teoria molto valida a mio parere, ma non c'è nulla di certo. No, Guido, perché quelle non sono creature bestiali, sono delle coperture che coprono, come vedi, gruppi di presagi. Grazie Elio per la descrizione, grazie a te per la descrizione. È possibile, Oka, è possibile che le armate che stiamo vedendo fossero i senza luce, ovvero le armate di Marika siano state esiliate proprio per nascondere la mostruosità della guerra, sempre tornando al fatto che Marika è un mostro. È possibile che chiunque si sia macchiato dei crimini della guerra, voluta da lei peraltro, per nascondere tutto questo orrore e assicurare l'ordine del Golden Order, sia stato poi esiliato e sia diventato senza luce. È una possibilità. And so kindly Mikula would abandon everything. Anche Mikula sarà un personaggio importantissimo in questo DLC, mi chiedo come se lo gestiranno. His golden flesh. His blinding strength. No, il DLC non è ambientato nel passato, sono maestro, secondo me. Non è un flashback. But we are not to kill. Perché vuoi perché proprio te lo dice anche nel trailer che ripercorri le orme di Mikula. Quindi scegli di andare dove già lui è stato, ma tutto ciò che è successo è già accaduto, tutto ciò che è stato consumato è già consumato e come vedete, diciamo, le coperte del talamo di Marika sono già in aria, non stai rivivendo la guerra, stai visitando il luogo più oscuro dell'universo di Elden Ring, che poi fa abbastanza ridere perché già in Elden Ring c'erano delle zone orripilanti. Stiamo letteralmente per andare in una zona dove sono successi i peggio orrori di Elden Ring e dove abbiamo visto le peggio cose. Sta andando la live, ragazzi? Come al solito mi si è bloccata su Twitch. Sì, ok, sta andando più o meno. Va bene. Mikula potrebbe essere una figura tipo Griffith, ragazzi. Infatti ho molta paura. Infatti ho molta... Per dire, noi siamo... Cioè, Griffith... Mikula ha quell'impressione di personaggio carismatico, apparentemente positivo, che però ha altri fini e sono fini molto egoistici. E non mi sorprenderebbe se questa fosse una sorta di nuova Band of the Hawk. Dei nuovi falchi. Cioè, che alla fine... Facciamo tutto quanto per vedere semplicemente Mikula che li sacrifica tutti, questi poveri stronzi. Non mi sorprenderebbe, ragazzi, ricordatevi che comunque tutta la roba di Miyazaki ha delle ispirazioni fortissime da Berserk. Non mi sorprenderebbe che se sinceramente succedesse qualcosa del genere. Sì, ha anche un aspetto che lo ricorda per certi versi. Molto da biscione, andato terra a terra. E la giocano molto sulla sua gentilezza. Continuano a chiamarlo Kindly Mikula. Però nel trailer precedente dicevano anche che il suo potere era terrificante. Qua si vede chiaramente che è Santa Trina. Qua dice ha abbandonato il suo corpo, la sua forza accecante, il suo stesso fato. Sarà interessante perché qua l'impressione è che Mesmer e Marika siano i mostri, ma non è poi diciamo che di personaggi positivi ce ne sono veramente pochi in Elden Ring, ragazzi, ce ne sono veramente pochi, quindi boh. Esatto, una sorta di resurrezione tipo Femto di Mikula, me la potrei aspettare. Ma vediamo il vecchio trailer. L'official gameplay trailer. Per vedere se c'è qualche altro dettaglio che potrebbe tornare. Ah, attenzione! C'è già un dettaglio. Guardate la gonna. Dov'è?
to walk with us. Sia questo che questa hanno il gonnellone. Ho l'impressione che chiunque sia che avvia il DLC sia uno di questi. O lui. O lui. Peggy 16. Quella che ci fa entrare nella, nel DLC da, da Mog potrebbe essere uno di questi. Pure and radiant, he wields love to shrive clean the hearts of men. Sempre tornando al tema della nascita, ricordatevi che il trono su cui Mog ha messo il corpo di Michela nella crisalide è letteralmente un pube. Sono ossa pubiche queste. There is nothing more terrifying. No, avevamo già visto che non coincideva Melina a Jerry. Questa è la stessa mappa dove si vede la prima runa. Anche qua l'albero e il talamo, la lunga runa di Michela. Questo è uno degli NPC che si vede nel secondo trailer. Il tizio con la maschera e l'armatura simil romana, ha la stessa spada. That forsaken place. Anche questo mi sa che è uno di loro, forse l'ultimo in basso. Blood must spill. E anche lei, tra l'altro. Anche questa con la maschera, tra i fiori di Santa Trina, è una degli NPC. Sono tutti cavalieri, cioè sono tutti, gli, tutti questi apostoli di Michela si vedono anche nel primo trailer. Tutti e tre sono parte del gruppetto che si è visto nell'ultimo trailer. E questa mi sa che è la parte finale della questline di questa poveraccia, e sospetto che non sia finita bene in un campo di fiori viola, tra l'altro. Blood must spill. Blood of your fellows. Lei invece, o lui, non compare nell'altro trailer, e avevamo visto che era probabilmente correlato sempre all'Accademia della Magia. Questa è la palude, questa è la palude del Death Rot, e me l'ero dimenticata, ma Cristo di Dio, ho molta paura. Il quadro vedremo chi è, ma si era visto che lui è l'uomo runa dopo. They were never saints. They just happened to be on the losing side of a war. Grazie per l'iscrizione, microchip. Questo invece è appunto quel, il mostro bestiale che in realtà è una copertura di vari presagi che attacca Mesmer, ed è un boss del gioco. Il fatto che Mesmer ne abbia impalati una dozzina mi fa molta paura. Wouldst thou truly lordship sanction in one so bereft of light? Questo è un potere di Santa Trina. I presume you too are keen to know. Just what kind of mechanism is doing? Mi chiedo questa danzatrice in questo campo di fiori blu anche se sarà ricollegata in qualche modo a Marenia. E anche sto vestito of the grace of gold shall all meet death in the embrace of Mesmer's flame. Come now, touch the withered arm and travel to the realm of shadow. I will not be far behind. May we meet again. Vedi, May We Meet Again, la tipa che vi dice vieni nella terra dell'ombra, non sarò molto lontana, è probabile che ci rivedremo, è probabilmente la stessa che vi fa entrare nel DLC ed è la stessa che narra il secondo trailer. Beh, di sicuro Raiden. Allora, considerando che comunque questo è un DLC pensato per chi ha già finito Elden Ring, aspettatevi comunque dei combattimenti e delle scene
cioè dei combattimenti e delle boss fight marcatamente più difficili rispetto a quelle base di Elden Ring. Come difficoltà me lo aspetto livello da Godskin 2 in poi, come minimo. Questa scena continua a essere una figata, come minimo, come difficoltà. Poi, come dicevo, è probabile che sia tarato verso l'altissimo finché non prendi quella statistica di cui si parlava, e a quel punto lo puoi rendere triviale, esattamente come rendi triviale Elden Ring base, oppure lo puoi rendere volutamente difficile. Esattamente, è a livello delle vette dei giganti, esatto, Katarramaran, quando praticamente picca la difficoltà. Quando fa il picco la difficoltà, letteralmente è la difficoltà del DLC. È la difficoltà endgame, ragazzi, assolutamente sì. Esatto, poi devi battere Mog e Radahn, quindi il tuo personaggio deve comunque essere abbastanza livellato per arrivarci. Sai che non lo so, Abyss Soul. È possibile che le armi le sblocchi battendo gli apostoli? Di sicuro le loro armature. Non è impossibile che gli apostoli li potremmo dover uccidere tutti noi in un modo o nell'altro, ci sia una questline per farlo, oppure che come al solito ci siano delle questline correlate agli apostoli che, se portate a termine, vi portano ad avere tutto il loro equipaggiamento, ma le devi portare a termine. Perché succede, molti degli equipaggiamenti delle armi in Elden Ring, ma anche nei Souls, li puoi ottenere non uccidendo l'NPC, ma solo completando la sua quest. Quindi, sì, ci vuole Mog, però Mog lo puoi raggiungere prima, King Pain. Sì, Mog è assolutamente obbligatorio. Radahn e Mog sono obbligatori, The Jackal. Devi battere Radahn e quindi fare il Radahn Festival, e quindi tutti i boss che devi battere per attivare il Radahn Festival li devi battere, e poi devi battere Mog. E quei due lì. Quindi comunque attorno al livello 80-90, una roba così. Che lì. Sono contento? Bene. Sono contento che ti stia piacendo, ma non è grazie a me che l'hai sconfitto. Io ti ho dato solo qualche consiglio, poi hai imparato tu a giocare da solo. Non c'è. Ma può essere The Switcher, cioè io qui vedo un fortissimo legame a Berserk, anche più forte rispetto a... Vabbè, oddio, più forte rispetto all'altra opera di Miyazaki? No, perché Miyazaki è sempre stato ispiratissimo da Berserk. Però l'albero, Michela, la sua... questa sorta di banda dei falchi che lo segue, questa raffigurazione di Michela come figura positiva, che però abbandona tutto per ottenere i suoi scopi... Non lo so. Non lo so. Ma no, la biblioteca. Io c'ero arrivato a un livello molto più basso a Radahn. Non mi ricordo quando l'avevamo fatto in live, ma l'avevamo mica tipo battuto a 45, 46. Radahn. L'avevamo tipo mica steso sotto il livello 50, Radahn. Era molto facile in realtà. Certo, se ci vai buildato, se fai delle build efficienti. Se fai delle build del cazzo. Beh, ma c'è là, c'è tutto il Pregianza Dice, Matt. C'è il Pregianza Dice completo di Elden Ring. In cui vi avevo fatto vedere tutto quanto. Ma poi io, ragazzi, per farvi vedere come finirlo facile, l'avevo letteralmente fatto con la Rivers of Blood pre-nerf e la build doppia katana Dexterity Arcano Sanguinamento, che rompeva tutto, Cioè, l'unica cosa che non rompeva quella build era l'Elden Beast, perché era immune al sanguinamento, ma comunque la rompeva perché facevi tanto di quel danno comunque che non te ne fregava un cazzo. Che build consiglia a chi non ha mai giocato un Souls? Mister, ci sono tante di quelle build rotte in Elden Ring che va semplicemente a preferenze. Puoi veramente rompere il gioco in una miriade di modi. Puoi fare una build forza intelligenza con la Moonlight ed è rotta. Puoi usare la katana, quella che avevo usato all'inizio, la Moon... Oddio, come si chiamava? La Moon Veil, che anche quella è fortissima se la fai Dexterity Intelligenza. Puoi fare la build mista Intelligenza Fede e usare la spada del giorno e della notte.
puoi fare una build pura forza e fare attacco in salto e attacco roteante che sono fortissimi in PvE, puoi usare l'ala di coso, come si chiamava il boss serpentone, l'ala di Axel, tipo quella che lascia le esplosioni per terra che sono devastanti, anche quella era un'arma intelligenza che scalava con l'ala di Astel, esattamente, anche quella è rottissima. Vabbè, poi ovviamente c'è l'arma più rotta del gioco in PvE, che è la spada di Rykard, lo spadone, quella è terrificante per una qualunque build forza, la lama blasfema, esattamente, forza sacro, e rompi il gioco. Ma puoi rompere il gioco in tanti di quei modi diversi, cioè, per dirvi, regà, puoi anche semplicemente fare una build in cui, cioè, la build più facile del gioco, scegli la statistica che ti piace di più, forza, destrezza, prendi un'arma che ti piace di forza, destrezza, magari un'arma forte, tipo la bloodletting, la spada ricurva del bloodletter knight, quello che trovi nella prigione all'inizio, è una delle armi più dexterity più forti del gioco, con quella lì ci puoi finire il gioco, perché scala con destrezza, fa dei danni allucinanti e la puoi anche buffare con le magie. La zanna del limiere, esattamente, è un'arma devastante, e se tu fai una build dexterity con un po' di fede di quella e fai letteralmente Golden Vow e Fire Give Me Strength, ti becchi un 30% di danno in più con i potenziamenti, destrezza a bomba e rompi tutto quanto. Ma puoi anche farlo con le katane, gli incantesimi di buffi in Elden Ring sono rottissimi, quindi ti buffi due katane, sanguinamento, e rompi tutto. Oppure non vuoi usare due katane, Nagakiba, la katana lunghissima con un range terrificante, fa un danno allucinante, la buffi al massimo, le metti un qualunque potenziamento e ti potenzi il danno e sei a posto. C'era anche lo stendardo che potevi attivare prima dell'arma e utilizzarlo per buffarti. C'è ancora il potere, quello che ti potenzia l'attacco singolo, che l'hanno nerfato tanto ma è ancora molto forte, soprattutto se hai una build strength con il martellone o con lo spadone a due mani. C'era la lancia, quella del drago, non mi ricordo se era quella di Placidus Ax, che anche quella scala con fede e puoi spararla dalla distanza e fa dei danni allucinanti. Come vi dicevo, la Moonlight è fortissima in questo gioco, la Moonlight toglie tantissimo in questo gioco. Oppure la lancia di Grand Zax, esattamente, doppia Ocigatana va bene, va benissimo, è fortissima doppia Ocigatana, soprattutto se le fai sanguinamento, perché sanguinamento è uno status rotto in questo gioco, è lo status più rotto del gioco proprio perché toglie a percentuale, mentre invece veleno e anche morbo tolgono limitatamente, poi ci vuole del tempo prima che tu possa riapplicarle, invece sanguinamento distrugge tutto. Puoi fare magia pura, vi ricordo che qua c'è la cometa, c'è la Kamehameha che è devastante, rompe tutto, mi sa che l'hanno nerfata ma è ancora molto forte, c'è il proiettile, quello notturno, che lo spari con un costo ridicolo e puoi spammarlo sui nemici e fa tantissimo male. Ci sono tante di quelle armi, ragazzi, cioè, per dire, se fai una build con la Moonlight Blade, che alla fine della fiera è molto forte, e scali in intelligenza, e in più ti metti gli incantesimi, ti metti fondamentalmente la runa che ti potenzia i danni degli incantesimi, spari i proiettili della Moonlight da lì e fai il doppio del danno, e poi in più puoi utilizzare tutti gli altri incantesimi anche in forma utilitaria. E ricordatevi, raga, che in questo gioco ci sono anche gli spiriti, che se siete nella merda vi aiutano tantissimo, perché ci sono gli spiriti rottissimi. Cioè, se non erro, hanno nerfato la lacrima, che prima era completamente rotta, ma è ancora piuttosto forte, ma ci sono degli spiriti che sono fortissimi, che puoi utilizzare in combattimento e rendono tutto facilissimo, quindi no, Dan, secondo me non c'è da avere paura per la difficoltà del DLC, sarà rompibile esattamente come Elden Ring, perché questo gioco è troppo rompibile in termini di build, e nel DLC secondo me ci saranno poteri, magie e armi completamente nuove, ancora più rotti di quelli del gioco base, e ho l'impressione che si possa tranquillo, se decidi di farmare questa nuova caratteristica, lo rompi esattamente come rompevi Elden Ring. Ma l'hanno già confermato anche in intervista, che il DLC sarà completamente rompibile. Quindi se uno aveva difficoltà, anche perché, ragazzi, Elden Ring ha avuto successo con un pubblico mainstream ben al di là di quello dei Souls,
Ah, ecco Zafkiel, esatto, la lama blasfema rende la lacrima rotta esattamente come quando tu usi la lama blasfema, esattamente. Però, ragazzi, con tutti gli incantesimi nuovi, gli incantesimi di Santa Trina, le nuove armi, la possibilità comunque di farmare quella roba lì, probabilmente potrete rendere ancora facilissimo anche il DLC. Ricordatevi, ragazzi, che Elden Ring ha venduto a 20 milioni di persone e che comunque a From sono molto, diciamo, fissati con la loro visione del videogioco, giustamente, ma non sono scemi. Elden Ring ha venduto così tanto ed è piaciuto perché è un gioco tra i più gestibili e rompibili nei Souls. È letteralmente il Souls più accessibile, ma perché è quello che ti dà più possibilità in termini di build, roba ultrapotente e rompibilità dei boss, detta terra terra. Il DLC sarà così, non faranno una roba ultra hard impossibile, faranno una roba che volendo puoi renderti tu ultra hard e impossibile, ma se non ce la fai la puoi semplificare facilmente. Esattamente, Catarra, se l'ha finito Kai Cenat, che è uno che fino all'altro ieri giocava soltanto Madden, FIFA non lo so, Madden, COD e quella roba lì, lo può finire chiunque. Chiunque può finirlo Elden Ring. Tra l'altro a me è piaciuta molto la reazione di Kai Cenat, perché è bello vedere che quando dai un gioco con un'anima a qualcuno che è abituato a giocare giochi solo giochi senza anima e commerciali e riesce a capire come funziona e riesce ad affrontarlo e finirlo, gli esplode il cervello, va fuori di testa. Perché gioca qualcosa che un'anima ce l'ha davvero, una creatività ce l'ha davvero, un art una direction ce l'ha per davvero, ha un'intelligenza, ha un coraggio. Gli si apre un mondo ed è, e come detto, a me fa cagare come streamer Kai Cenat e il suo gameplay di Elden Ring per me era inguardabile. Però ragazzi, capite che anche che quando streamer del genere iniziano a giocare della roba come Elden Ring, dei giochi come Elden Ring, non si apre solo a loro un mondo, si apre un mondo anche a tantissima gente che giochi del genere non li ha mai neanche potenzialmente considerati, e da qui in poi è tutto un crescendo, eh? È roba molto importante. No, Fextra Markor non lo citiamo neanche, perché dopo il merdaio che ha combinato, le figure di merda che ha fatto, è un bene che sia sparito completamente, perché adesso infatti di Fextra Life non si parla più, non lo si cita più, non streama neanche più, ed è meglio così. Ed è meglio così, perché si è scoperto che utilizzava le peggio porcate SEO per mangiarsi le altre wiki, i suoi contenuti erano crollati qualitativamente a dei livelli allucinanti, è finalmente venuto fuori quello che vi dico da anni, ovvero che usava l'embed pure lui, e tra l'altro usava l'embed per pubblicizzare i suoi siti e per pompare l'elemento SEO dei suoi siti, e infatti appena tutto sto merdaio è venuto fuori ed è venuto fuori tutto il casino che ha combinato, scomparso dall'internet, completamente scomparso, e adesso usa solo il SEO per fare i soldi sul suo sito. Però merda vera Fextra Life, merda vera, che è un peccato, perché era un creator molto seguito che ha fatto scoprire tanti GDR, tanti giochi belli a tanta gente, però poi ovviamente da lì è degenerato, mentalità aziendalista e incompetenza pura, veramente una vergogna. Sì, vabbè, parliamoci chiaro ragazzi, al momento Little Devil Inside che fine ha fatto? È uscito un altro trailer Tenshidake, ma è in development hell secondo me. Comunque dicevamo, oggi è uscito anche ragazzi in realtà Hellblade 2, in realtà ha avuto recensioni molto altalenanti che sembrano confermare i miei timori, ovvero è un gioco stupendo a livello tecnico, è un gioco molto interessante a livello narrativo, è un gioco incredibilmente mediocre a livello di gameplay. Quindi tutto quello che mi aspettavo, dura tra le 6 e le 8 ore, è un'esperienza narrativa col graficone, per carità di Dio, però sembra essere molto molto debole a livello di gameplay, c'è chi dice che è addirittura più debole e ripetitivo del primo gioco, perché ci sono più combattimenti e più puzzle, ma sono una merda uguale, e questa cosa qua mi spaventa parecchio, perché fondamentalmente c'è gente che ha detto, sì il gioco dura 7 ore, ma è più noioso perché quelle 7 ore sono molto pesanti. E questa roba qua detta così non va bene, perché è esattamente la cosa che a me il primo non me l'ha fatto apprezzare. Quindi vedremo. Io l'ho scaricato ragazzi, lo volevo giocare stasera, ma poi è uscito il trailer di Elden Ring. Domani in realtà volevo portare Akuma, quindi non so se domani pomeriggio magari farò Hellblade e la sera Akuma o viceversa, valuterò.
No, domani c'è anche Enotria, però. Domani c'è anche la demo di Enotria. Sono indeciso. Potrei decidere di fare la demo di Enotria la sera e Akuma al pomeriggio. Ci devo pensare. Devo valutare. Domani valutiamo, ragazzi, da farsi. Sì, è sempre con la community final che giochiamo, però prima lo devo imparare a usare. Ah, è il 23 in Otria. Se è il 23 sono a posto, Dev. Se è il 22 se è il 22 gioco il Blade. Però vediamo. Vediamo, ragazzi, vediamo. Vediamo come la gestirò. Cioè, se arrivo in ritardo di un giorno non è che muore nessuno, posso giocarlo anche il giorno dopo. Però vabbè, ragazzuoli, sì, poi la situazione di IGN, anche quello è un merdaio pazzesco, veramente pazzesco. Fondamentalmente IGN ha comprato tutto. IGN si è comprata Eurogamer, Rock Paper Shotgun, PC Gamer, praticamente IGN Interactive si è comprata buona parte dei siti di critica americani. Si stava già vedendo questo movimento, che poi è una cosa inevitabile, ragazzi, perché le piccole realtà critica dopo un po' muoiono, perché non hanno più il seguito di un passato, non hanno più il fatturato di un passato. Quindi cosa succede? Succede che anche in paesi con molti soldi tutto a un certo punto viene accumulato e inglobato, e le piccole realtà muoiono oppure sopravvivono attraverso il crowdfunding. Quindi hai roba tipo Second Wind che muore di Escapist e diventa Second Wind, hai roba tipo, che cazzo ne so, Easy Allies, che era la gente scappata da Eurogamer, tutta sta gente che cerca comunque di creare delle realtà di critica supportate dal pubblico. Il problema è che è difficile trovare un pubblico che ti supporti. Ce l'hanno fatta in pochi, tra l'altro alcuni delle peggiori ce l'hanno fatta, perché tipo quelli di Kinda Funny sono tra i peggiori al mondo per quanto riguarda la critica, però sono quelli che sopravvivono meglio e fanno i soldi più grandi, perché sono quelli che hanno più supporto. Curioso comunque vedere come i peggiori siano quelli che vanno meglio. Easy Alice già lo vedo messo un po' merda. Second Wind invece lo vedo messo molto meglio. Second Wind fondamentalmente si è mangiato tutto il pubblico originale di The Escapist, che fondamentalmente la community seguiva The Escapist per la gente che ci stava, Yazzi e compagnia bella, e quindi si è l'hanno sono passati di là, tipo Oracolo, con la differenza della qualità, però. Ma dicevamo, a tanta gente piace la popò, sì, esattamente. Però no, Second Wind sembra andato abbastanza bene. Il problema è che adesso sono già partiti i tagli, ovvero si sono mangiati PC Gamer, Rock Paper Shotgun e stanno già lasciando gente a casa. Ci sono già stati una ventina di licenziamenti, e tra l'altro quelle sono redazioni piccoline, quindi se lasci a casa una ventina di persone vuol dire che lasci a casa un 10% di ogni redazione. Tra l'altro c'è gente che era con me in Polonia all'evento di 11-bit che ha perso lavoro questa settimana, proprio per questo assorbimento. Gente che stava con me a 11-bit, con cui ho parlato peraltro, ha perso lavoro. Secca, proprio babam. Oggi, veramente la merda. Veramente la merda. Veramente terrificante. Sarà sempre peggio, sarà sempre più, come dire, consolidato, ovvero... Però il problema è che in Italia ancora ci sono delle realtà abbastanza uniche, multiplayer se non altro, ancora campa e fa il suo perché è parte di un network, e il network è NetAddiction. In America la scomparsa di voci multiple a livello critico e il fatto che rimanga solo IGN è molto preoccupante. Marco, la colpa è di chi vende, però alle volte non può fare altrimenti, l'abbiamo già spiegato. Cioè, se tu hai un'azienda che funziona e che ha un'indipendenza, che va avanti da sola e che può contare sui suoi mezzi e può supportare i suoi dipendenti e può crescere autonomamente, e vendi per fare soldi, sei uno stronzo. Perché volevi soltanto i soldi e quindi te ne lavi le mani e mandi tutto a fanculo. Se però stai fallendo e vendi, non hai altra scelta, e lì la tua speranza è che le cose vadano bene, però non puoi esserne sicuro, capito? Non lo puoi sapere, non ne hai idea. Quindi boh, come fai? È difficile da capire.
Sì, che poi, esatto, il prezzemolo, quando queste realtà assorbono tutto iniziano ad avere un peso ancora maggiore sulla critica generale. E a me fa molta paura pensare a una critica americana fondamentalmente dove l'unica voce è IGN. È una cosa che mi intimorisce tantissimo, considerando la qualità media di IGN, che è molto scarsa, ragazzi, eh. Molto, molto scarsa, è sempre stata molto scarsa. Quindi, boh. Cioè, diciamo che c'è anche di peggio di IGN, per carità di Dio. C'è Kotaku, c'è Jets Gordon, c'è appunto Grab, ce n'è di gente molto, molto male, però... Eh sì, Mr. Crax, la gente ormai guarda più i content creator, però parliamoci chiaro, una critica completamente morta in favore solo dei content creator è un problema. Le due cose devono convivere. GameSpot secondo me è degenerato molto, Cormast. GameSpot ha ancora al suo interno della gente che sa cosa sta facendo e secondo me ha una linea editoriale abbastanza intelligente dove comunque le valutazioni sono limitate. Il problema di GameSpot secondo me sono, vabbè, il suo editor in chief che è un incompetente totale e alcuni dei loro redattori sono dei loro nuovi redattori, quelli freschi, sono una nuova generazione estremamente impreparata, cioè ha proprio delle competenze molto scarse. È peggiorata tanto GameSpot, era molto, molto più competente anni fa, quando comunque c'era il Far West GameSpot era messa molto meglio di com'è adesso, però sì, è peggiorata tanto GameSpot, peggiorata veramente tanto. Kingdom Hearts 4 potrebbe essere uno dei titoli di lancio di Switch 2, dice Saga Dragon. Potrebbe essere un sacco di cose, però... la mia risposta è un... Vabbè, chi se ne fotte, nel senso... Ragazzi, voglio essere chiaro, se si parla di Kingdom Hearts 4, per me è un... Ma che cazzo me ne frega di una proporzione cosmica? Io Kingdom Hearts, sinceramente, dopo il 3, più ne sto lontano e meglio è. Comunque, vabbè, non manca moltissimo all'uscita di questo DLC, ragazzi, e penso che usciranno anche altre informazioni. Fa sempre ridere vedere come From comunque butta fuori i trailer a cazzo duro e fa, boh, i miliardi di utenti senza che qualcuno li possa fermare. Però è bello vedere quanto hype c'è dietro questo gioco e immagino che questo DLC venderà come il pane. Sono anche molto curioso di capire appunto quanto le nostre teorie formulate oggi si avvicineranno alla realtà dei fatti. La cosa bella è che comunque, ragazzi, indipendentemente da tutto, giocheremo il DLC e non aspettatevi che io non mi aspetto che ci sia più chiarezza, ma non mi aspetto ovviamente che i misteri vengano svelati. Cioè, mi aspetto delle informazioni più importanti, mi aspetto delle rivelazioni molto significative, ma mi aspetto che comunque finiremo il DLC e il nostro volto sarà comunque così. Il volto di un uomo che non ha capito un cazzo. Cioè, perché questa è la base fondamentale di un gioco di Miyazaki. Cioè, finiremo il DLC, avremo delle nuove teorie, ma non ci avremo capito comunque un cazzo, perché della roba fondamentale probabilmente sarà imboscata in qualche boss segreto che scopriranno 2 mesi dopo, non lo so. Sempre così. Passeremo molto tempo ad analizzare questo DLC, ma come vi dicevo, è molto bello vedere un trailer che fa vedere elementi del background narrativo così significativi in modo così cristallino rispetto al solito, perché è raro che un trailer venga congegnato da From in base alle teorizzazioni e alle tematiche principali che sono già state trattate dalla community per quanto riguarda la narrativa, e mi sembra, come vi dicevo, un messaggio molto, molto, molto cristallino. Cioè, mi sembra voler essere propriamente il loro modo di dire: sì, a sto giro vogliamo chiarirvi qualcosa. Che è già tanto, eh? È già tanto. Poi vedremo se sarà vero, però è già tanto. Secondo te lo annunciano quest'anno un DLC per Armored Core? Quest'anno secondo me è troppo presto, Shamri. Secondo me, se avremo informazioni su un'eventuale espansione per Armored Core 6... l'avremo l'anno prossimo. Quest'anno il focus di From è il DLC di Elden Ring. Nel migliore dei casi vedremo qualcosa a inizio anno prossimo o alla fine di quest'anno, ma secondo me inizio anno prossimo. Se hanno qualcosa in canna,
è molto probabile che vedremo annunci di qualche gioco in produzione quest'anno, ma secondo me ci vorrà ancora tempo prima che nuovi progetti di From spuntino. Secondo te From, per quanto ancora svilupperà su Old Gen, fino a quando gli converrà, Arbiter? Fino a quando gli converrà. 2025 sgancia un nuovo gioco. Beh, Sagat, l'espansione di Armored Core la si può valutare come un gioco nuovo se è congegnata come sono fatti i giochi come For Answer o altre espansioni di Armored. Però sì, non è impossibile che arrivi prima del previsto. A me piacerebbe vedere, come detto, From alle prese con un gioco completamente nuovo o con una vecchia IP rimaneggiata, tipo Togi o Kwon, quella roba lì. Però bisogna capire come si sono ristrutturati, bisogna capire che team hanno a disposizione, bisogna capire quante risorse hanno investito per fare nuovi progetti, su quante cose stanno lavorando, perché sicuramente stanno lavorando sull'espansione di Armored Core, sicuramente hanno lavorato al DLC di Elden Ring e sicuramente stanno lavorando a Elden Ring 2, ragazzi, perché hanno già chiamato Sanderson e coi soldi che ha fatto il primo Elden Ring, tranquilli che come minimo è già 2 anni che sono al lavoro sul nuovo Elden Ring, senza ombra di dubbio. Non ho alcun dubbio che stiano già facendo il prossimo Elden Ring con il nuovo background narrativo scritto da Sanderson e un nuovo universo, un nuovo concept. Quella è una certezza quasi assoluta, perché per quanto non piaccia fare i seguiti a Miyazaki, regà, Elden Ring ha venduto troppo, quindi ne stanno sicuramente facendo un altro, e come detto hanno già chiamato Sanderson, quindi già lo sappiamo. Io non credo che Sekiro, la biblioteca di Orphan, al momento sia un loro focus o che gli interessi. Sekiro ha avuto il successo che doveva avere, l'hanno sviluppato e è probabile che quel capitolo per loro sia chiuso. A me piacerebbe da morire un Sekiro 2, eh. Sekiro è un gioco della Madonna. A me piacerebbe da matti un Sekiro 2. Però ricordatevi che l'IP è di From, non è di Activision. Cioè, volendo From lo può fare Sekiro 2. Volendo loro lo possono fare Sekiro 2. Otogi è esclusiva Xbox, Sagat. Otogi lo ha giocato chi aveva un Xbox 360. Perché Otogi era esclusiva Xbox all'epoca. Non è neanche un giocone, è un gioco bellino che aveva un bel immaginario, già si iniziavano a vedere comunque le capacità artistiche in un'ambientazione dark con gli yokai di From, però Otogi non è un giocone che merita di essere rigiocato, eh? Cioè, eh sì, Xbox originale, mi sa, scusatemi, Xbox OG, era Xbox base. Beh, però lo potevi giocare anche su 360. Sono abbastanza sicuro che lo potevi giocare anche su 360. Cioè era retrocompatibile? Sapete che non mi ricordo? Non so perché ho la memoria di averlo giocato su 360. Potrebbe essere uno dei miei rincoglionimenti da vecchio, eh? Potrebbe essere il classico rincoglionimento legato all'età. Però potevi, infatti, mi sembrava. Sì, dell'evento di Sony abbiamo già parlato, ragazzi, però non si sa se sarà un PlayStation Showcase o sarà un evento in cui vogliono semplicemente delineare roba per gli azionisti. Da come l'hanno comunicato, credo sarà un evento in cui si parla ai fan e si svela qualche nuovo progetto. Però sì, abbiamo già parlato di Total War Guerre Stellari, ragazzi, però lì su Creative Assembly i dubbi sono giganteschi, ragazzi. Al momento è difficile avere grandissime aspettative su Creative Assembly perché hanno fondamentalmente sballato un po' tutto quanto, però vai a capire come se la gestiranno. Valve sta lavorando a un gioco multiplayer, sì, non mi ricordo il titolo, ma sarebbe leakato. Oh yeah, che stanno facendo fondamentalmente un hero shooter in terza persona, quindi praticamente Overwatch fatto da Valve, che peraltro io trovo che sia un bellissimo ciclo karmico, perché l'hero shooter originale è Team Fortress, Overwatch è quello che voleva, è quello che ha inizialmente cavalcato quell'onda per avere successo e l'ha per certi versi sostituito, ma che se non del tutto. E ora Valve, dopo che Overwatch si è fondamentalmente suicidato,
sta copiando Overwatch per fare il loro gioco. Poi, essendo un gioco di Valve, io non credo sarà una scopiazzatura, ragazzi. Io sospetto che sarà qualcosa di piuttosto diverso e unico, perché comunque Valve, mi sembra difficile pensare che sarà semplicemente un clone di Overwatch in terza persona. Va anche detto che ora come ora mi sembra un'ottima scelta, perché Overwatch ha lasciato un vuoto abbastanza pesante, perché Overwatch l'hanno gestito malissimo, non potevano gestirlo peggio, ed è fondamentalmente morto e sepolto. E quindi pensare che loro decidano ad oggi di fare un loro Overwatch con le capacità di Valve e la possibilità di fare un gioco della Madonna potenziale di Valve, potrebbe anche essere una figata, potrebbe anche affermarsi sul mercato molto più di quanto ci aspettiamo. Non è che era una sorta di hero shooter, faccio la power, era letteralmente un hero shooter, sì, Team Fortress. No, non ho provato a esportare Democrazia Final. Marvel Rivals lasciamo perdere, Ivan, che dopo la porcata che hanno fatto con gli influencer che non potevano parlarne male per contratto, non voglio neanche che me lo citiate in chat quel gioco. Cioè, se un publisher di un gioco fa una roba del genere, è un gioco che sul mio canale non deve comparire mai nella storia, veramente. Total Warhammer 3 Nightwing non era male, certo c'ha i suoi sbilanciamenti e quant'altro, ma tutti i Total Warhammer sono fighi. Total War Warhammer sono fighi. Sono un po' sbilanciati, ma... No, Hellblade non lo porto stasera, Riso e Versa. Stasera abbiamo fatto l'analisi del trailer di Elden Ring Shadow of the Earth 3, il nuovo. Proverai Multiverso il 28? Molto probabilmente sì, il prezzemolo. Qualcuno sopra aveva scritto qualcos'altro di interessante in realtà. Ma me la sono persa, mi sa. Grazie Heathcliff per l'iscrizione, molto amore. Domani in realtà la mia priorità era portare Akuma, però probabilmente lo porterò al pomeriggio, perché la sera ci potrebbe essere la demo di Enotria e comunque mi incuriosisce. Potrei anche posticipare la demo di Enotria di un giorno e giocare Hellblade domani. Va anche detto che Hellblade non so come sarà in live, essendo un'esperienza comunque quasi totalmente narrativa e piuttosto breve. Fare un'oretta e mezza di provato, se veramente il gameplay è quello che è, boh. Ah sì, è vero, Larian ha aperto uno studio a Varsavia. Larian si sta allargando tanto, La mia paura è che si stia allargando troppo, perché stanno un po'... Allora, in realtà adesso hanno due GDR in sviluppo, e se sono due GDR interi della scala di Baldur's Gate... Ha senso che si stiano allargando tantissimo, perché sono comunque titoli che richiedono dei team molto grossi e probabilmente li vogliono rilasciare con una pausa di 2 o 3 anni l'uno dall'altro, quindi insomma un ciclo lavorativo meno, un po' più breve, detto terra-terra. Quindi è giusto che si espandano, e comunque si espandono con team piccolini, cioè non è che aprono un team da 200 persone, il team di Varsavia credo sia una ventina di persone. Nel complesso l'Arian credo che adesso abbia complessivamente tra i vari studi attorno ai 320-330 sviluppatori, che sono tanti, ma non sono tantissimi. E se pensate che hanno fatto Baldur's Gate 3, quando erano tipo in 200-250, sono comunque dei mostri. Loro lavorano prevalentemente da casa, in remoto peraltro, quindi i loro studi, cioè la gente va in ufficio, ma lavorano anche molto in remoto, quindi non hai l'obbligo di andare in ufficio. Sono molto incuriosito da qualunque cosa facciano, ragazzi, anche perché dopo Baldur's Gate 3... Ah, minchia, sono arrivati a 470, Kirazen, pensavo che fossero semplicemente a 350. 470 iniziano ad essere veramente tanti, Quasi 500 persone iniziano ad essere veramente tanti. Il che vuol dire che ci sono due studi da più di 200 persone al lavoro sui progetti attuali, e che probabilmente significa che stanno facendo dei giochi molto ambiziosi. Però non mi aspetterei niente di meno, devo dire la verità. Vedremo come andranno, ragazzi. Di sicuro loro hanno ora le risorse e le capacità per fare quel cazzo che vogliono. Ci saranno molti cambiamenti, il prezzemolo nella patch di Akuma di Street Fighter, ne parleremo sicuramente, ma la patch list ufficiale non è ancora uscita. Immagino che uscirà lo stesso giorno di Akuma. Comunque, ragazzuoli, abbiamo parlato del trailer, abbiamo fatto la nostra analisi, speriamo di averci azzeccato. Io vi saluto, vi si vuole un sacco bene come al solito, passate una buona settimana, ci vediamo domani con in realtà varie live a quanto pare, e ci vediamo alla prossima. Un bacione a tutti quanti, ciao.